Bentornati cari amici di Radio News 24, nuove interviste e soprattutto nuovi approfondimenti. Continuiamo appunto ad approfondire quelli che sono le nostre pillole informative con Gio Sant'Anastase, sempre responsabile commerciale del Tutto Logistica. Bentornato Gio. Ciao a tutti cari amici. Bene, allora continuiamo ad approfondire un nuovo argomento, anzi diciamo anche che la nostra rubrica è stata basata spesso su alcuni consigli tecnici, più o meno tecnici, alcuni approfondimenti. Oggi invece passiamo al lato umano un po' di quella che è questa storia e quindi le lascio la voce e le chiedo di raccontare quella che è la sua di storia. Va bene, allora parto soprattutto da me, nel senso che io fin dall'età di 20 anni ero appassionato di web, quindi quando c'è stato l'avvento di internet. E quindi devo dire che come filosofia ho impostato moltissimo sull'autoformazione, quindi tutto quello che io conosco per quanto riguarda il web, il marketing, la comunicazione online, l'ho imparata sul campo, quindi ho iniziato facendo il blogger e praticamente dedicavo la maggior parte del mio tempo libero all'autoformazione, cioè quasi tutto, perché credo, sono convinto che la formazione e l'autoformazione siano quella cosa che ti dà il boost, che ti fa fare la differenza, che ti dà un vantaggio competitivo rispetto un po' alla massa, insomma. Certo, non è paragonabile magari a fare determinate scuole o ad avere determinati titoli di studio, però quello che si riesce a imparare comunque da soli, posso assicurarvi che conta tantissimo. Quindi chi non si forma si ferma. E per tanti anni praticamente ho creato siti internet, io ho realizzati, gestivo diversi blog, utilizzavo da ragazzino dei sistemi di guadagno online, insomma, via dicendo, facevo le prime esperienze. Poi dopo la mia carriera all'interno del settore dei carrelli elevatori avviene successivamente, all'incirca 11-12 anni fa, quando vado a lavorare presso un'azienda di carrelli elevatori molto conosciuta, ora non so se posso fare il nome. Certo, certo, come no. Ok, questa azienda si chiamava Gruppo Carrelli Elevatori, GCE, poi dopo successivamente il brand è stato ceduto ad una grande azienda e poi ancora ad una multinazionale. Io entro in questa azienda come figura, comunque come operatore di magazzino, quindi proprio il mio compito era gestire l'intero magazzino nella maniera più assoluta, e qui si trattavano carrelli elevatori, quindi io ho conosciuto, ho smontato ogni singolo transpallet, ogni singolo carrello manualmente, fisicamente, per questo li conosco. Li conosco molto bene perché io facevo questo tipo di lavoro. Di conseguenza mi sono accorto che c'era questa possibilità e ho unito le mie conoscenze pregresse realizzando il primo sito che era Transpallet Italia. Mi ricordo ancora quel giorno quando entro in questa azienda e logicamente c'erano altre figure commerciali. Dico, ragazzi, ho creato un sito che farà la differenza nel settore dei carrelli degli elevatori e dei transpallet. Ah sì, come dire, è arrivato lui a fare la differenza. Sì, sì. Nel giro di 6 mesi il sito ha iniziato a vendere di più dei commerciali che c'erano all'interno dell'azienda. Il titolare se n'è accorto, e da lì è iniziato un percorso, sono diventato un suo grande amico e insomma il lavoro è andato avanti. Ora quell'azienda non esiste più, sono orgoglioso di averci lavorato e di aver conosciuto quella grandissima persona, perché era davvero un uomo fantastico e me lo ricordo sempre nel cuore. E da lì sono successe poi tante altre cose, perché il lavoro si è sviluppato, c'è stato un percorso, successivamente un'altra grande azienda si è accorta di me, abbiamo trasformato il tutto logistica.it. E attualmente le maggiori aziende italiane e altri imprenditori del settore si accorgono di noi e collaboriamo. Quindi davvero io penso che nel settore dei carrelli elevatori
penso di essere quello più conosciuto. Anche una bella soddisfazione anche, no? Deve essere ogni giorno. Sì, sì, assolutamente. È un settore particolare dove ci sono ancora dei comportamenti che riguardano, come posso dire, comportamenti passati molto formali, diciamo, del passato molto formale, scusate, ho perso un attimo il filo. Ci mancherebbe. Io invece vado un po' fuori dagli schemi, a volte qualcuno storce il naso, però sono convinto di quello che faccio, insomma. L'importante allora, è questo. Esatto. E niente, allora c'è stato questo percorso in continua e costante crescita, cioè considerate che io all'inizio, subito dopo aver smesso di lavorare dalla prima azienda, facevo tutto da casa mia, abitavo in un monolocale di 35 metri quadrati, avevo un portatile, la prima azienda si chiamava Granata Group, e facevo tutto. Poi tra l'altro in quel periodo lì, no, visto che si parlava tanto, ci sono i giovani che dicono ah, che bello lavorare da casa, io mi rompevo le scatole, ragazzi, cioè io dovevo uscire perché ogni tanto dovevo uscire e non ce la facevo più. E però poi siamo passati da casa mia ad un ufficettino piccolo, un ufficio all'interno di un magazzino, poi nel nostro deposito attuale da dove parlo, che è Villa Cortese, e tra due mesi andremo in un magazzino fantastico, non so se 1500 metri quadrati, sarà una cosa favolosa. Quindi è questa progressione, questa crescita costante è fatta tutta di studio, io non mi fermo un attimo, apprendo costantemente, sono una macchinetta, e per fare tutto ciò non ho chiesto un centesimo a nessuno. Cioè noi siamo eroi, noi facciamo tutto secondo la matematica, noi non abbiamo finanziamenti. Cioè non so se mi spiego, sono quelle cose, no? Che io in passato dicevo sempre, cavolo, ma è una storia del genere, ma a nessuno gli interessa. Cioè, come no, no, deve essere assolutamente d'esempio anche per i giovanissimi che la stanno ascoltando, no? E vogliono comunque intraprendere un qualsiasi tipo di percorso poi personale. Però se c'è dedizione, se c'è voglia, se c'è tanta fame, perché c'è poi anche quella di base, sicuramente poi si arriva da qualche parte, quindi io non posso che farle i complimenti ovviamente per tutto quello che mi sta raccontando. Io la ringrazio, però voglio lanciare un ultimo messaggio. Non adesso con queste situazioni o comunque questi allarmismi e previsioni di crisi che ci sono, molti si butteranno nell'e-commerce e sarà un bagno di sangue. L'e-commerce è una cosa difficilissima. È una cosa che devi avere una gamma di conoscenze a 360 gradi che ce l'hanno in pochissime persone. Adesso molti pensano, ah, investo e faccio l'e-commerce. No, hai preso quei soldi, li hai buttati e dopo due mesi chiudi. Quindi fate attenzione a non commettere questo errore. È successo in passato, io mi ricordo il settore delle pizzerie, quelle persone che non perdevano il lavoro, investivano, aprivano la pizzeria e poi dopo le pizzerie chiudevano dopo due mesi. Cioè non fate queste cose perché sono molto rischiose e buttate magari il vostro TFR. Non è così, l'e-commerce non è una manna. Adesso siamo a un livello di competizione e di difficoltà che devi essere una persona estremamente metodica e avere dei capitali anche per poter fare determinate cose, se no non funziona. Però dico ai ragazzi e ai giovani, formatevi, autoformatevi, passate, dedicate, pianificate almeno una o due ore al giorno della vostra vita, così come fate un'ora di ginnastica e andate in palestra per tenervi in forma, dovete passare un'ora o due per formarvi. Sono d'accordo. Sono d'accordo, è davvero stato un piacere, Joe, avere insomma ancora qualche consiglio da lei. Grazie ancora davvero di tutto e in bocca al lupo per quanto riguarda i vostri aggiornamenti e la vostra attività. Le mando un saluto. Crepi il lupo, eh? E un saluto a tutti, spero di rivedervi.